Vangelo secondo Giovanni. La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: «Pace a voi!» Detto questo, mostrò le loro mani e i discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi! Come il Padre ha mandato me, anche io mando voi!» Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati. A coloro a cui non perdonerete non saranno perdonati». Tommaso, uno dei dodici, chiamato Didimo, non era con loro quando venne Gesù. Gli dicevano gli altri discepoli: «Abbiamo visto il Signore!» Ma egli disse loro: «Se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi, e non metto il dito nel segno dei chiodi, e non metto la mia mano nel suo fianco, io non credo». 8 giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa, e c'era con loro anche Tommaso. Venne Gesù, a porte chiuse, stette in mezzo e disse: «Pace a voi!» Poi disse a Tommaso: «Metti qui il tuo dito, e guarda le mie mani. Tendi la tua mano e mettila nel mio fianco. E non essere incredulo, ma credente». Gli rispose Tommaso: «Mio Signore e mio Dio». Gesù gli disse: «Perché mi hai veduto? Tu hai creduto. Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto». Carissimi amici, buona Pasqua a tutti. Oggi, nella Domenica della Misericordia, ci auguriamo di nuovo la grazia e la gioia della risurrezione. Siamo chiamati a ricordarci per tutto il tempo pasquale che Gesù è risorto per la nostra salvezza, per farci risorgere dai nostri peccati, dalla tristezza, dagli scoraggiamenti, dai dolori e dalla sfiducia. Coraggio, carissimi! Accettiamo questo grande dono della misericordia di Dio. Risorgiamo ogni giorno con la grazia di Gesù. La Domenica della Misericordia ci porta il grande dono della pace. Nel brano del Vangelo Gesù dona la pace ben 3 volte agli apostoli. Gesù non li rimprovera perché sono scappati per la paura, anzi dona loro la pace. Nel nostro mondo di oggi, dove si sente spesso parlare di guerra, violenze, minacce, morte e di paura, la pace ha doppio significato: pace esteriore e pace interiore. Siamo chiamati a lavorare per la pace del mondo, nella società e per la pace tra gli uomini. Ma questa pace esteriore è il frutto della pace interiore, della pazienza, della accettazione del dolore e della croce quotidiana. Preghiamo affinché ognuno di noi trovi la pace nel suo cuore, al lavoro, in famiglia, per essere misericordioso e portatore della pace. Il primo piccolo passo è la pace dalle nostre paure. Gli apostoli, dopo la crocifissione di Gesù, erano chiusi per la paura. Paura della minaccia, paura della violenza e paura della morte. Ma Gesù risorto viene in mezzo a loro e dona la pace. Carissimi amici, avete paura della violenza e della morte? Non abbiate paura. Aprite i vostri cuori chiusi a Gesù risorto. Lui vi farà risorgere dalle paure. Con la sua grazia della pace potete sperimentare la pace vera, la pace interiore. La pace di Cristo sia con voi e con i vostri cari. Il secondo piccolo passo è la pace dai peccati e dalle mancanze. La seconda volta Gesù dona la pace per donarla agli altri. Pace interiore come perdono, come liberazione spirituale. Gesù non ha condannato gli apostoli per le loro mancanze durante la sua sofferenza e la sua morte, ma dona a loro la pace del perdono. Anche a noi, per ritrovarci in pace con noi stessi, tocca perdonare, ci tocca lasciare andare gli errori e le mancanze degli altri nei nostri confronti. Doniamo il dono della pace, del perdono agli altri per essere in pace con noi stessi. La pace sia nei vostri cuori, carissimi. Il terzo piccolo passo è la pace dai dubbi.
Gesù dona la pace a Tommaso, che era pieno di dubbi. Gesù è la nostra vera certezza. È Lui la nostra fortezza nei momenti di buio e di incertezze. Se camminiamo con Gesù non saremo mai delusi o confusi, spesso come Tommaso. Anche noi siamo pieni di dubbi per la mancanza di esempi e modelli buoni. Amici, riceviamo il dono della pace da Gesù. Risorgiamo dai dubbi per essere forti, fedeli e fiduciosi ogni giorno. Carissimi, Shalom! Gesù, la nostra pace, sia sempre risorto nei vostri cuori. Buona Domenica della Misericordia.